Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nelle precedenti catechesi abbiamo avuto modo di rimarcare più volte che non si diventa cristiani da sé, cioè con le proprie forze, in modo autonomo. Neppure si diventa cristiano in laboratorio, ma si viene generati e fatti crescere nella fede all'interno di quel grande corpo che è la Chiesa. In questo senso la Chiesa è davvero madre, la nostra madre Chiesa. È bello dirlo così, eh? La nostra Madre Chiesa. Una Madre che ci dà vita in Cristo e che ci fa vivere con tutti gli altri fratelli nella comunione dello Spirito Santo. In questa sua maternità, la Chiesa ha come modello la Vergine Maria, il modello più bello e più alto che ci possa essere. E quanto già le prime comunità cristiane hanno messo in luce e il Concilio Vaticano II ha espresso in modo mirabile. La maternità di Maria è certamente unica, singolare, e si è compiuta nella pienezza dei tempi quando la Vergine diede alla luce il Figlio di Dio, concepito per opera dello Spirito Santo. E tuttavia la maternità della Chiesa si pone proprio in continuità con quella di Maria, come un suo prolungamento nella storia. La Chiesa, nella fecondità dello Spirito, continua a generare nuovi figli in Cristo, sempre nell'ascolto della parola di Dio e nella docilità al suo disegno di amore. La Chiesa è madre. La nascita di Gesù nel grembo di Maria, infatti, è preludio della nascita di ogni cristiano nel grembo della Chiesa. Dal momento che Cristo è il primogenito di una moltitudine di fratelli, è il nostro primo fratello Gesù, è nato da Maria, è il modello e tutti noi siamo nati dalla Chiesa. Comprendiamo allora come la relazione che unisce Maria e la Chiesa sia quanto mai profonda. Guardando Maria scopriamo il volto più bello e più tenero della Chiesa, e guardando la Chiesa riconosciamo i lineamenti sublimi di Maria. Ma noi cristiani non siamo orfani, abbiamo una mamma, abbiamo madre. E questo è grande, non siamo orfani. La Chiesa è madre, Maria è madre. La Chiesa è nostra madre perché ci ha partoriti nel battesimo. Ogni volta che battezziamo un bambino, diventa figlio della Chiesa, viene dentro della Chiesa. E da quel giorno, come mamma premurosa, ci fa crescere nella fede e ci indica con la forza della parola di Dio il cammino di salvezza, difendendoci dal male. La Chiesa ha ricevuto da Gesù il tesoro prezioso del Vangelo,
non per trattenerlo per sé, ma per donarlo generosamente agli altri, come fa una mamma. In questo servizio di evangelizzazione si manifesta in modo peculiare la maternità della Chiesa, impegnata come una madre ad offrire ai suoi figli il nutrimento spirituale che alimenta e fa fruttificare la vita cristiana. Tutti, pertanto, siamo chiamati ad accogliere con mente e cuore aperti la parola di Dio che la Chiesa ogni giorno dispensa, perché questa parola ha la capacità di cambiarci dal di dentro. Solo la parola di Dio ha questa capacità di cambiarci ben dal di dentro, dalle nostre radici più profonde. Ha questo potere la parola di Dio. E chi ci dà la parola di Dio? La Madre Chiesa. Ci allatta da bambini con questa parola. Ci allieva durante tutta la vita con questa parola. E questo è grande. È proprio la Madre Chiesa che con la parola di Dio ci cambia da dentro. La parola di Dio che ci dà la Madre Chiesa ci trasforma, ci rende la nostra umanità non palpitante secondo la mondanità della carne, ma secondo lo spirito. Nella sua sollecitudine materna, la Chiesa si sforza di mostrare ai credenti la strada da percorrere per vivere un'esistenza feconda di gioia e di pace. Illuminati dalla luce del Vangelo e sostenuti dalla grazia dei sacramenti, specialmente l'Eucaristia, noi possiamo orientare le nostre scelte al bene e attraversare con coraggio e speranza i momenti di oscurità e i sentieri più tortuosi, che ce ne sono, nella vita ce ne sono pure. Il cammino di salvezza, attraverso il quale la Chiesa ci guida e ci accompagna con la forza del Vangelo e il sostegno dei sacramenti, ci dà la capacità di difenderci dal male. La Chiesa ha il coraggio di una madre che sa di dover difendere i propri figli dai pericoli che derivano dalla presenza di Satana nel mondo, per portarli all'incontro con Gesù. Una madre sempre difende i figli. Questa difesa consiste anche nell'esortare alla vigilanza, vigilare contro l'inganno e la seduzione del maligno, perché se anche Dio ha vinto Satana, questi torna sempre con le sue tentazioni. Noi lo sappiamo, tutti noi siamo tentati, siamo stati tentati e siamo tentati. E sta a noi non essere ingenui. Lui viene come il leone ruggente, dice l'Apostolo Pietro. E sta a noi non essere ingenui, ma vigilare e resistere saldi nella fede. Resistere con i consigli della madre, resistere con l'aiuto della madre Chiesa, e come buona mamma sempre accompagna i suoi figli nei momenti difficili. Cari amici, questa è la Chiesa. Questa è la Chiesa che amiamo tutti, questa è la Chiesa che amo io. Una madre che ha a cuore il bene dei propri figli e che è capace di dare la vita per i suoi figli. Non dobbiamo dimenticarci però che la Chiesa non sono
i preti o noi vescovi. No, siamo tutti. La Chiesa siamo tutti. D'accordo? E anche noi siamo figli, ma tutti anche madri di altri cristiani. Tutti i battezzati, uomini e donne, insieme siamo la Chiesa. Quante volte nella nostra vita non diamo testimonianza di questa maternità della Chiesa, di questo coraggio materno della Chiesa? Quante volte siamo codardi, eh? No, affidiamoci allora a Maria, perché lei, come madre del nostro fratello primo, del primogenito Gesù, ci insegna ad avere il suo stesso spirito materno nei confronti dei nostri fratelli, con la capacità sincera di accogliere, di perdonare, di dare forza e di infondere fiducia e speranza. E questo è quello che fa una mamma. Grazie.